Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata del libro della settimana. Quest'oggi, da accanto ad una stufa, vi propongo un libro di un autore classico francese, che è Victor Hugo. Victor Hugo penso lo conosciate tutti, autore di grandissimi testi come I Miserabili o Notre-Dame de Paris. Ha scritto questo libro che mi ha colpito veramente tanto, che si intitola L'ultimo giorno di un condannato a morte. Questa è la versione dei Trascabili economici Newton. E questo testo, scritto a 27 anni, quindi nel 1829, è una formidabile battaglia contro la pena di morte. È un testo che ti fa entrare, in empatia assoluta, totale con questo condannato a morte. Anzi, sei proprio dentro la cella con lui, o probabilmente sei lui addirittura. Pensare che nel 1829 ci siano già in giro testi così, pensare a quello che accade oggi, dove c'è una semplicità allucinante nel bombardare la gente ed ucciderla, nel fare tratte di umani, abbandonarli al loro destino, lasciarli morire così, ti fa capire come non abbiamo ancora capito nulla sul rispetto per la vita in generale e ancor meno sul rispetto della vita dell'essere umano. E vi vorrei leggere due piccoli estratti da questo libro dove fa capire le angosce, i sentimenti, perché molto spesso ci dimentichiamo che queste persone hanno dei sentimenti come noi, hanno affetti, hanno progetti, sogni, magari alcuni che commettono delitti, è giusto che vengano reclusi, ma la pena di morte, che è ancora nella cosiddetta più grande democrazia, che è una baggianata di quelle colossali, ancora esista, è allucinante. Dobbiamo rivedere un po' tutto. Siamo vittime di un'allucinazione colossale ed è ora di svegliarci. E questo testo penso che possa far cadere molti luoghi comuni. E vi inizio a leggere qualcosa. Bicêtre, condannato a morte. Sono 5 settimane che convivo con questo pensiero, sempre solo con esso, sempre agghiacciato dalla sua presenza, sempre curvo sotto il suo peso. Un tempo, poiché mi sembra che siano anni piuttosto che settimane, ero un uomo come un altro. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto aveva la sua idea. La mia mente, giovane e ricca, era piena di fantasie. Si divertiva a farle scorrere una dopo l'altra, senza ordine e senza fine, ricamando di inesauribili arabeschi questa grezza ed esile stoffa della vita. Erano ragazze, splendidi piviali di vescovo, battaglie vinte, teatri pieni di brusio e di luce. E poi ancora ragazze, oscure passeggiate notturne sotto le vaste braccia degli ippocastani. Era sempre festa nella mia immaginazione. Potevo pensare a ciò che volevo, ero libero. Ora sono prigioniero. Il mio corpo è in ceppi in una cella, la mia mente è prigioniera in un'idea, un'orribile, una sanguinosa, un'implacabile idea. Non ho ormai che un pensiero, una convinzione, una certezza, condannato a morte. Qualunque cosa faccia è sempre qua, questo pensiero infernale come uno spettro di piombo alle mie costole, solo e geloso, scacciando ogni distrazione, faccia a faccia con me, miserabile. E scuotendomi con le sue due mani di ghiaccio quando voglio voltare la testa o chiudere gli occhi. Si insinua in tutte le forme in cui la mia mente vorrebbe rifuggirlo. Si mescola come un orribile ritornello a tutte le parole che mi si rivolgono. Si aggrappa con me alle orrende grate della mia cella. Mi ossessiona da sveglio, spia il mio sonno convulso e mi riappare in sogno sotto forma di coltello. Così mi sveglio di soprassalto, perseguitato da esso, dicendomi: ah, ma è solo un sogno. Ebbene, ancor prima che i miei occhi pesanti abbiano avuto il tempo di socchiudersi abbastanza per
per vedere questo fatale pensiero scritto nell'orribile realtà che mi circonda sulle lastre umide e ghiacce della mia cella, nei pallidi raggi della mia lampada notturna, nella trama grossolana della tela dei miei abiti, sul cupo volto della guardia la cui giberna riluce attraverso la grata della prigione. Mi sembra che una voce abbia già mormorato al mio orecchio: condannato a morte. Ecco ora un altro piccolo spezzone. Sono le 10. Povera figlia mia, ancora 6 ore e sarò morto. Sarò qualcosa di immondo che si trascinerà sulla fredda tavola delle sale anatomiche. Da una parte una testa di cui prenderanno il calco, dall'altra un tronco che sarà sezionato. Quel che resterà sarà poi messo in una bara e il tutto finirà a clamare. Ecco, che cosa faranno di tuo padre questi uomini? Nessuno dei quali mi odia, che mi compiangono, tutti, e potrebbero salvarmi, mi uccideranno. Lo capisci, Marie? Uccidermi a sangue freddo, in pompa magna, per la cosa in sé. Ah, gran Dio! Povera piccola, tuo padre che ti amava tanto, tuo padre che baciava il tuo piccolo collo bianco e profumato, che passava senza sosta la mano nei riccioli dei tuoi capelli, come sulla seta, che prendeva il tuo grazioso visetto rotondo nella mano, che ti faceva saltare sulle sue ginocchia, e la sera univa le tue due manine per pregare Dio. Chi ti farà tutto questo ora? Chi ti amerà? Tutti i bimbi della tua età hanno un padre, eccetto te. Come potrai disabituarti, figlia mia, al capodanno, alle strenne, ai bei giocattoli, alle caramelle e ai baci? Come potrai disabituarti, orfana sventurata, a bere e a mangiare? Oh, se quei giurati l'avessero vista, almeno la mia piccola Marie, avrebbero capito che non si deve uccidere il padre di una bimba di 3 anni. E quando sarà grande, se ci arriverà, che ne sarà di lei? Suo padre sarà uno dei ricordi del popolo di Parigi. Arrossirà di me e del mio nome. Sarà disprezzata, respinta, abietta per causa mia, io che l'amo con tutta la tenerezza del mio cuore. Oh, mia piccola adorata Marie, è proprio vero che avrai vergogna e orrore di me? Miserabile, che delitto commesso e che delitto fatto commettere alla società. Oh, è vero che morirò prima della fine del giorno? È vero che toccherà a me questo sordo rumore di grida che sento all'esterno, questo flusso di gente allegra che già si affretta sulle strade, questi gendarmi che si preparano nelle loro caserme, questo prete in tonaca nera, quest'altro uomo dalle mani rosse, sono per me. Sono io che morirò. Io, lo stesso che qui, che vive, che si muove, che respira, che è seduto a questo tavolo, il quale assomiglia a qualunque altro tavolo. E del resto potrebbe benissimo esserlo. Io, infine, questo io che tocco e che sento, il cui vestito forma queste pieghe. Victor Hugo, l'ultimo giorno di un condannato a morte.